Comunque, ci siamo. Quindi dobbiamo pullare su Kite, la free multi più i biglietti, la pull anche su Tifa, che la facciamo lo stesso, e poi il pull sul banner settimanale. Anzi, io direi di cominciare dal banner settimanale. Cominciamo dal banner settimanale, che questo è quello che mi interessa meno, perché tanto alla fine qua ce li ho tutti, quindi... Oh! 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 Attenzione, FR! Attenzione, FR! Di chi? Attenzione! Mi sono bruciato, mi sa, la fortuna su Kite a questo punto. Ok, Rud. Ah, Shantot. Oddio, ma Shantot ce l'avevo io? Forse non ce l'avevo Shantot. E infatti è nuova. Non ce l'avevo Shantot. Che culo. Ma ultimamente mi stanno uscendo tutti i personaggi che non ho praticamente. Va bene. Va bene, Shantotto ce l'abbiamo. Vabbè, Shantotto anche la BT in realtà, se per questo, per cui non mi cambia molto, ma non la maxo, perché sinceramente sti cazzi, non la maxo proprio, quindi cioè non me ne frega nulla. Ciao, ciao Concetto. Proprio non mi interessa nulla. Oh, però è nuova, cioè nel senso non ce l'avevo, anche solo per collezione, GG. Allora, qui c'è solo Kite, ovviamente, che mi potrebbe interessare. Oh, attenzione! Attenzione, altra orb viola, però non ha fatto loading. Non ha fatto loading, non c'è stato caricamento. È vero che io ho scaricato i dati di gioco perché dovevo leggere i dati di gioco per vedere se c'era Amarant, che vi confermo ormai praticamente essere nel gioco, però... dovrei fare il sondaggino? No, non lo faccio il sondaggino, perché tanto è Tifa questo. E Tifa questo, perché non mi ha fatto il loading. Anche se ho scaricato i dati, mi doveva fare comunque il loading e non me l'ha fatto, quindi è Tifa. Questa è Tifa 100%. Ciao, ciao Rubrum, buonasera a te. Strago che non me ne frega nulla. E infatti, è Tifa, è Tifa. Vabbè, è sempre un FR in più che sinceramente... E sinceramente ci sta, perché tanto ci sta. Allora, ticket giornaliero. Niente, orba azzurra. Va bene. Ci proviamo lo stesso col ticket giornaliero. Allora, free multi da Kite. Orb dorata. Che non è ciò che mi interessa, però vabbè. Vediamo un pochettino... La live tanto dovrebbe essere alle 10, per cui il tempo ce l'abbiamo. Anche perché devo fare ancora le mission quest, devo fare la shiru settimanale e devo fare poi lo stage del Memorial Hall, quindi... Cioè, devo fare un botto di roba ancora. Cioè, devo fare praticamente tutto, perché non ho fatto praticamente niente. Ripeto, in questi giorni non ho fatto nulla a causa del caldo che era... Oh no! Non ho fatto niente a causa del caldo che era incredibile. Ok, fatto spazio, abbiamo anche ampliato l'inventario, così non ci rompiamo i coglioni per un altro po'. Iniziamo a vedere se Kite ci fa la benevolenza di farsi trovare, se no ci skippiamo anche lui. Sesto PTBT di fila, porra troia. Ciao Glazius, oggi ho sculato la stragrande con 100 ticket e ho portato tutto a casa. Ecco, vedi? C'è praticamente il bilanciamento. C'è chi ha fatto piti e chi ovviamente poi scula tutto con 100. Ragazzi, questo è Dissidia. Benvenuti su Dissidia. Per chi ancora avesse dubbi, benvenuti su Dissidia. Welcome to Dissidia. Ragazzi, purtroppo per ogni persona che scula con 100 ticket ne arriverà un'altra che farà un piti. È la legge di Dissidia. Ormai è la legge di Dissidia. Sto morendo di caldo. Bravo Boku, unisciti al club anche tu. Vai, piscinetta e hot tub. Via. Se non fosse stata per l'FR di una ne avrei spese pure meno. Eccoci qua. Perfetto. Ragazzi, funziona così. Dissidia. Dissidia così come tutti gli altri gacha. È così.
è così. Niente, io nel frattempo non ho trovato un Kaiser. Va bene così. C'è Kaizit che è uscito oggi. Finché non mi pesa giocare non quitto. Ma sì, ma allora io comunque di Seed devo ammettere che ci sto dedicando anche un po' meno tempo, sia per il caldo, sia anche per il fatto che comunque l'interesse per Dissidia è sceso tantissimo. Da quando hanno fatto un evento a settimana nella versione giapponese c'è stato un calo, ed è normale perché c'è stato un calo. Nella versione global hanno fatto un evento a settimana, però con la scusa che hanno modificato il calendario e hanno fatto praticamente una sorta di calendario nuovo che non è simile a quello del Giappone, un pochettino hanno mantenuto l'interesse, a differenza comunque del Giappone, che avendo comunque il calendario sempre comunque ordinato in quella maniera, molti giocatori comunque sia si sono un po' stancati e molti hanno quittato sia come creator ma soprattutto come giocatori. Ce ne sono parecchi che conosco che letteralmente hanno quittato. Io alla fine ve l'ho detto da sempre, per me Opera Omnia è stato un bellissimo percorso che mi ha portato a tanto, sia su Twitch sia su YouTube, ma anche a livello personale mi ha veramente dato tanto Dissidia, per cui anche solo per una questione di rispetto che ho nei confronti sia della gente che mi segue per Dissidia e sia per la gente in generale che ha scoperto Dissidia grazie a me, io continuerò a giocarlo. Cioè, io continuerò a fare contenuti e continuerò a giocare Dissidia fino a quando ci sarà Dissidia. Ovviamente arriverà anche Ever Crisis, chiamatelo come volete, e io sarò presente anche lì, perché giocherò Ever Crisis, farò contenuti, anzi ho già preparato anche alcuni contenuti per preparare tutti al meglio, per giocare al meglio Ever Crisis, tutti i consigli su dove pullare, come pullare, cosa cercare, cosa non cercare, eccetera eccetera. Però Ever Crisis avrà comunque copertura totale sul mio canale, senza togliere spazio per Omnia, anche perché Opera Omnia da un lato mi dà una mano col fatto di avere solo un evento a settimana, quindi mi consente di gestire il calendario un po' più facilmente, ma comunque sia io continuerò a giocare Dissidia, ripeto, non solo per il rispetto che ho nei confronti di chi mi segue per Dissidia e quindi ovviamente ha un punto di riferimento tra virgolette per quanto riguarda Dissidia, ma lo faccio anche perché a me piace, quindi fin quando ci sarà per me la voglia e fin quando ci sarà qualcuno che ovviamente è interessato a Dissidia avrà comunque le porte aperte per quanto riguarda il mio canale. Poi tutti quanti gli altri sinceramente non posso farci nulla, perché non posso farci nulla, ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, però sappiate che fin quando Dissidia sarà attivo io ci sarò sempre, quindi sappiate questo. Allora, i tichettini li possiamo buttare. Qualche tichettino lo possiamo buttare. Tanto ci sono quelli che si farmano con lo stage, quindi sti cazzi. Comunque non vi preoccupate, perché se siete interessati comunque ad Ever Crisis vi darò tutte le news e vi darò praticamente tutto ciò che vi serve sapere per partire al meglio e per giocare come Dio comanda, quindi non vi preoccupate, perché io in primis sono interessato ad Ever Crisis sia per quanto riguarda la storia, perché ci sono alcuni elementi della storia che è interessante attenzionare, perché sembra non essere esattamente la storia di Final Fantasy VII, ci sono delle piccole cose che sono state cambiate e non so se sono state cambiate per un motivo specifico o non so per che cosa, cioè non so se è semplicemente un bait o se hanno in mente qualcosa, però ci sono alcuni eventi che sono modificati, cioè nel senso non sono presenti in quel modo nella storia originale. E dato che comunque Ever Crisis era stato già detto che avrebbe seguito comunque tutto il filone di Final Fantasy VII a partire dall'inizio fino praticamente alla fine, quindi da Before Crisis ad Advent Children praticamente, in realtà c'è anche qualche elemento che è un po' discordante, quindi bisognerebbe vedere che cosa hanno intenzione di fare. Io ovviamente ripeto, avrò copertura sul titolo, quindi non c'è assolutamente problema, però mi fa piacere comunque dirvelo
darvi questa notizia perché è giusto che voi comunque lo sappiate. Diciamo che anche per quanto riguarda poi il sistema di pool, il sistema di... in generale, ci sono tante cose da dire, ci sarebbero tante cose da dire, perché comunque lì le pool non costano tanto. Oh! Porca miseria. Perché lì comunque le pool non costano tanto dal punto di vista di gemme, però c'è anche da dire che lì c'è l'incognita del pullare i costumi. A differenza comunque di Opera Omnia, dove si pullano soltanto le armi, lì su Ever Crisis si pullano le armi, non si pullano i PG, quindi questa è una cosa importante, si pullano le armi e le skin, perché le armi sono collegate ai PG, quindi basta che voi avete l'arma. E che cazzo però Tifa, basta, va bene che sei waifu, va bene tutto, però cioè un po' di contegno. Cioè, veramente allucinante. Ciao Tommy. Si pulla su Kaizip. Stiamo pullando su Kaizip. Quindi diciamo che lì su Ever Crisis appunto ci sono le armi che sono collegate ai personaggi. Quindi basta che voi pullate l'arma, avete anche il personaggio di riferimento. Quindi se pullate l'arma di Cloud, sbloccate Cloud. Se pullate Zack, trovate Zack. Se pullate Tifa, trovate Tifa, eccetera, eccetera. Quindi, in più, diciamo che a differenza di Dissidia, lì ci sono le skin, che qua si comprano con i soldi e non hanno nessun valore dal punto di vista di stats, di attributi, eccetera, eccetera. Mentre invece su Ever Crisis a quanto pare avranno anche un valore in battaglia, quindi vi daranno comunque delle statistiche in più e vi renderanno anche più forti e vi sbloccheranno anche delle mosse speciali. Quindi lì poi bisognerà pullare le skin anche in base a che cosa volete far fare al personaggio. Alla settimanale è quella di Jesse. Ok, quindi sono i tre robottoni quelli là. Ok, vabbè, non dovrebbe essere troppo difficile. Non dovrebbe essere troppo complesso. Stasera annunciano l'angelo che spacca tutto, è da prendere. Ma chi? Celtius? Bah, io non l'ho minimamente cagato. Cioè, per me non è così fondamentale. Non so se lo proverò. Non mi ha convinto molto da ciò che ho visto. Allora, diciamo che i video un pochettino... Anche io ho visto qualcosa in giro, sembra essere un po'... Vabbè, a parte il fatto che poi era una beta, tipo crashava ogni 2x3, cioè, veramente un casino pazzesco. Cioè, un casino pazzesco, perché crashava ogni 2x3, robe. Però a me per esempio piace. A me piace sia il modello dei cibi che vengono utilizzati per il gioco e tutto, a me piace sinceramente, però vedremo, anche io devo provarlo e vedere se effettivamente mi coinvolgerà così come mi ha coinvolto da quello che ho visto. No, Setzer, ragazzi, non scherziamo. Setzer si deve pullare. Allora, io in realtà sono arrivato a 700 ticket e io qua mi dovrei fermare, perché anche se ne farmo 200 arrivo comunque a 900 e... Sì, li possiamo buttare ancora. Un altri 100 li possiamo gettare. E ragazzi, Astos ve l'ho detto che era incredibilmente forte. Poi se utilizzato, diciamo, nella maniera giusta, tanta roba. Se non fossero state per quelle 3 FR di Tifa... Ah, qui però c'è stato un piccolo singhiozzo del gioco, attenzione. Perfetto, vedi, Rubicante e la BTD che mi mancava di Jeff Garland. Boh, te ne sei uscito di lusso. Rubicante è fortissimo, Jack Garland è fortissimo.
Il singhiozzo. Il singhiozzo qua ha parlato. Il singhiozzo ha parlato. Il singhiozzo ha parlato. Ok, e la FR del gattone ce l'abbiamo. Però io ormai a sto punto, qualche altro ticket magari mi fa la gentile concessione di darmi anche la BT, io l'accetterei. Però non siamo qui a chiedere, non siamo qui a chiedere troppo. Però se dovesse darmi la BT, io l'accetterei, sinceramente. Io l'accetterei. Non so manco se lo farei verde in realtà, Kite. Oh, vediamo se ne becchiamo un'altra. O magari da viola diventa incazzata. Vediamo. Magari cambiamo rotta e si trasforma in orb incazzata. È che se mi uscissi adesso con i 600 più i 200 che rifarmo e torno a 800, no, Tifa come sempre che mi stalkera e mi dà fastidio, perché ovviamente... Vai, skip! No, niente, ci ho provato col metodo skip, vediamo qua se funziona. Skip! No, niente, madonna mia, tutte LD, tutte robe, vabbè, basta. Va bene, la FR l'abbiamo presa, la BT purtroppo non è voluta uscire, per cui, amen.